Ciao a tutti da Mailord e bentornati a Burnout, la rubrica che si occupa di videogiochi e di automobilismo in generale. Come potete immaginare da quello che si vede sullo sfondo, oggi continueremo sul nostro filone di racing futuristici, ovvero quei titoli di corsa a gravità zero davvero velocissimi che ricordano le serie storiche come Wipeout ed F-Zero. Siamo alla vigilia, praticamente i giorni prima dell'uscita di quei titoli che io aspetto tantissimo, ovvero quel Redout sviluppato da una software house italiana e gira su Unreal Engine 4 e che dovrebbe risollevare i canoni di questo genere e probabilmente riportare l'attenzione su una tipologia di giochi che oggi è caduta un po' nel dimenticatoio. Stesso discorso vale per Slipstream GX, ovvero il gioco che porteremo oggi, che è un titolo davvero molto interessante perché è un fan-made realizzato da un gruppo di appassionatissimi di Wipeout che nel 2010-2011 ha deciso di iniziare questo progetto totalmente amatoriale, totalmente a livello gratuito. È possibile scaricarlo su internet, vi lascerò in descrizione il link dove potrete scaricarlo e quindi giocarvelo da voi se vi dovesse interessare, ed è qualcosa di davvero molto ben fatto. Stiamo parlando di un gioco che gira su Unity, dove i contenuti non sono ancora tutti completi e definitivi, è un gioco ancora in divenire, ma le basi che hanno gettato sono davvero buone. Questa è la release che hanno lasciato nell'agosto 2014, quindi il gioco è fermo da un po', però ho letto sia sulla pagina Facebook che sulla pagina web che dovrebbero continuare il progetto anche se a ritmi leggermente più lenti, perché immagino che nella vita facciano anche altro che sviluppare videogiochi, visto che è il loro primo progetto e ripeto a titolo totalmente gratuito. Come potete vedere sullo schermo ci sono delle scritte in bianco e delle scritte in rosso. Chiaramente quelle in rosso sono ancora delle feature che dovranno essere introdotte poi a prodotto completo, se mai ci sarà, e invece le scritte in bianco sono le cose che possiamo già fare. Possiamo intervenire sui settaggi, possiamo scegliere il livello grafico oppure settare il nostro controller. Io sto giocando con un pad dell'Xbox One, ho trovato che è perfettamente compatibile e non ho riscontrato nessun problema di solito. Mi sono settato tutti i miei comandi e ci sto giocando, che è una favola. Andiamo su event e possiamo scegliere fin da subito varie modalità per correre. Abbiamo il time trial, head to head, testa a testa, ovvero l'endurance, dove avremo più giri da poter percorrere in una gara sola, quindi molto complicato e ci va un certo tipo di concentrazione, e la single race, che è poi quella che faremo in questo momento, giusto per farci un'idea insieme del gameplay del gioco. Abbiamo tre classi su cui poter correre, alfa, beta e gamma, e ognuna di queste rappresenta un livello di difficoltà e di velocità diverse. Se con l'alfa avremo già delle difficoltà abbastanza singolari nel riuscire a guidare bene la nostra astronave perché è già abbastanza veloce, arrivati alla gamma veramente sarà un inferno perché bisogna avere dei riflessi fulmini e incredibili per riuscire a padroneggiare questo tipo di gare. Quindi io direi che per questi video scegliamo la classe alfa, che va benissimo. Il numero di giri 3, possiamo scegliere un livello di difficoltà tra i tre disponibili. Io consiglierei a tutte le persone che hanno già giocato ai vari titoli di Wipeout di cominciare subito dal livello hard per avere una difficoltà decente, visto che non è tantissimo equilibrato e i primi due livelli di difficoltà sono quasi irrisori a livello appunto di sfida. Infatti invece tutte le persone che si vogliono avvicinare al genere per la prima volta e non hanno confidenza con questo tipo di giochi, potete tranquillamente cominciare con Easy e Medium, così da riuscire a farvi un'idea e capire se è il gioco che fa per voi. Possiamo anche andare sul Night Mode, ovvero scegliere la gara in notturna, e sul Reverso, ovvero correre il percorso al contrario. Andiamo subito a farci una gara, così riusciamo a capire insieme un pochino come si presenta il gioco, e possiamo scegliere fin da subito una di queste 8 astronavi. Ognuna di queste ha le proprie caratteristiche e ha un proprio design davvero azzeccato, che ricorda davvero davvero tantissimo la serie Wipeout. Infatti abbiamo dalla più veloce alla più corazzata come questa, e io direi che possiamo cominciare con l'Ifrit A150, che a me ricorda tantissimo la classe Phaser di Wipeout, che mi piaceva davvero tantissimo. Proviamo subito a partire e facciamoci un'idea insieme, via! Bene, ci troviamo da subito a correre in uno di questi percorsi dal sapore davvero futuristico. Siamo a Cassandra, un circuito ricavato in quel di Barcellona, in un futuro ipotetico chiaramente, molto probabile, con degli elementi che sullo sfondo ci possono ricordare il film Il Quinto Elemento, con questo traffico che volteggia in aria, anche se i modelli dei veicoli che stanno volando sono davvero molto basilari, il che lascia intendere la natura in divenire del gioco. A livello estetico possiamo dire da subito
subito che il gioco non fa gridare al miracolo per quanto riguarda dettagli e sviluppo, ma quello che deve fare lo fa molto bene. Infatti il gioco viaggia davvero fluidissimo, sempre 60 frame al secondo, non ho mai trovato nessun tipo di incertezza o scatto o problema a livello di fluidità, che lascia ben sperare, visto che un titolo del genere deve fare della velocità uno dei suoi punti cardine del gameplay. Infatti a livello di rappresentazione estetica è tutto molto pulito, le luci, gli effetti particellari, gli effetti delle esplosioni sono molto ben ricreati e sono davvero molto gradevoli e piacevoli. A livello di gameplay ci troviamo fin da subito a casa se avete giocato uno dei qualsiasi dei titoli Wipeout. Infatti avremo un tasto relegato all'accelerazione, due tasti che invece sono i freni laterali, uno sinistro e uno destro, che funzionano un po' come con la logica del Bob. Potremmo veramente premerli per ottimizzare le traiettorie, soprattutto nelle curve ad angolo maggiore, così da poter evitare di finire contro le barriere laterali o evitare le collisioni contro gli altri veicoli. Avremo un tasto che ci permetterà di utilizzare i gadget che raccoglieremo sullo schermo, sullo sfondo. Infatti passando sopra uno di quelle X che potremmo vedere, ecco, come questa, ci verrà dato in dotazione uno di questi gadget che non sono altro che armi, che ci verranno affibbiate in maniera randomica e che potremo decidere di utilizzarle a livello proprio di arma oppure trasformare questo gadget in energia. Come potete vedere in basso a sinistra c'è una voce che si chiama Integrity, che fa riferimento appunto alla salute del nostro veicolo. Man mano che arriveremo a zero, la nostra astronave rischierà l'esplosione. Una volta che saremo esplosi dovremo per forza ricominciare la gara. Quindi a livello di economia della gara stessa potremo trasformare uno di questi gadget che raccoglieremo in energia con la semplice pressione di un tasto, così da ripristinare una percentuale di scudi a nostra disposizione come abbiamo fatto adesso, e possiamo cercare di procedere nella gara abbastanza tranquillamente. A livello invece del comparto sonoro, tutti gli effetti sono ben realizzati, piacevoli essere ascoltate, le musiche sono leggermente anonime ma si lasciano ascoltare volentieri, hanno sempre questa natura un po' techno, un po' dance, che hanno sempre fatto di Wipeout uno dei punti cardine, e sono comunque davvero non invasive e piacevoli all'orecchio. Intanto il gioco, come dicevamo prima in presentazione, è un gioco abbastanza difficile da dover essere padroneggiato, non è che una volta che si prende il pad in mano si è subito dei campioni, a meno che appunto non siate dei veterani di Wipeout, e allora il tutto è abbastanza in discesa. Intanto qua ci siamo portati a casa la nostra gara, adesso possiamo proseguire al secondo percorso, così da farci un'idea ancora migliore sul gioco e quello che ci presenta. Bene, cambiamo sia nave che circuito su cui andremo a correre. Questa nave presenta delle caratteristiche leggermente differenti da quella che abbiamo utilizzato prima, e il circuito è ambientato in Giappone, chiaramente nel futuro, ed è uno dei più interessanti secondo me dei tre proposti. Peccato che siano solo tre, ma chiaramente non stiamo qui a disquisire sulla quantità dei contenuti, visto che è un progetto realizzato da alcuni fan della serie Wipeout, quindi chiaramente, anzi, ci prendiamo quello che c'è e siamo ben contenti. Ho pensato di portare questo gioco anche perché ho immaginato che potesse essere una cosa gradita poter avere un titolo completamente gratuito. Se vi piace il genere, così potete avvicinarvi senza stare lì a scaricare emulatori o acquistare dei giochi, e potete vedere appunto se il genere, se non lo conoscete, possa essere di vostro gradimento. Invece per tutti i fan di vecchia data potrebbe essere un buon modo per tornare a respirare quelle atmosfere che solo Wipeout sapeva dare, e potrebbe essere una cosa gradita anche per voi. Ditemelo nei commenti, fatemi sapere come la pensate, se avete scaricato questo gioco e se vi ci siete divertiti. Intanto noi continuiamo con la nostra gara. Come potete vedere è molto carina la location, si passa da momenti di alta tecnologia e di elementi chiaramente futuristici a dei momenti in cui sembra di tornare al Giappone feudale, con pontili di legno, cascate e fiumi, cosa davvero molto carina, anche perché dimostra la voglia degli sviluppatori di offrire delle ambientazioni davvero molto variegate. E secondo me, se il gioco un domani potesse trovare la luce ed essere completato, potrebbe essere davvero qualcosa di molto carino,
in barba tutte quelle produzioni molto più costose che magari sono riuscite anche di meno. Infatti io ho cercato su Steam dei titoli del genere e non è che siano molti. Abbiamo portato, se ci state seguendo sul canale, di recente anche Formula Fusion, che è un altro gioco molto molto interessante e molto ben realizzato. Poi c'è l'altro discussissimo, che è stato Quantum Race Championship, che inizialmente era stato proposto come titolo dalla forte componente multiplayer, anche quello che ricorda molto Wipeout, e che poi invece si è risolto essere un titolo completamente in single player, e quindi praticamente la gente non è stata poi così contenta. Quindi continuiamo su questo filone di titoli futuristici, speriamo che sia di vostro gradimento. Poi sicuramente torneremo anche a parlare dei titoli più classici come Assetto Corsa, Air Factor. Ho voluto solo creare una piccola pausa, una piccola parentesi con questi titoli, così per provare a variare un po' l'argomento, visto che sono appassionato quasi praticamente di tutti i titoli di genere corsistico, che siano essi simulativi, arcade oppure di ambientazione futuristica. Fatemi sapere anche lì come la pensate voi, anche se questo gioco appunto vi ha dato delle sensazioni positive, come sta dando a me. Io ultimamente ho passato parecchie ore su Formula Fusion, ho giocato ultimamente in questi due giorni parecchio a questo, devo dire che la mia voglia di titoli a gravità zero si sta abbastanza soddisfando. Infatti non vedo l'ora che esca questo Redout, che vi porteremo di sicuro sul canale, e speriamo che possa essere qualcosa di vostro gradimento. Intanto anche qui siamo portati un bel risultato a casa, sono molto molto contento, e andiamo verso la chiusura del filmato. Bene, io direi che con Slipstream GX è tutto. Ci siamo infatti un'idea abbastanza chiara su questo titolo di natura amatoriale, speriamo che il progetto prosegua così da poterne portare magari ulteriori sviluppi di nuovo sul canale. Se vi è piaciuto questo video, ragazzi, mi raccomando, mettete un bel like, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Intanto noi ci aggiorniamo con il prossimo appuntamento, io vi saluto, ciao a tutti.